Il festival si confronta con un genere molto particolare e molto apprezzato, il romanzo giallo. Ospitiamo tre grandi autori: Giampaolo Simi, che darà il via alla serata, Dominique Manotti, la scrittrice francese che è tanto impegnata nel giallo con lo sfondo sociale, e poi Giancarlo De Cataldo. La serata di oggi è gemellata con Florinas il Giallo, il festival di letteratura noir della Sardegna, di cui condividiamo l'organizzazione insieme con il collega Emiliano Longobardi, che è seduto là in mezzo e fa finta di niente. Il festival di Florinas ha avuto 4 serate durante l'estate e poi l'evento festivaliero vero e proprio dal 27 al 30 settembre. Ma con questo chiuderei gli annunci e le informazioni e passerei direttamente la parola a Massimo Bordin, che accompagnerà Giampaolo Simi nella presentazione. Grazie. Benissimo, e allora iniziamo subito. Io presento rapidissimamente l'autore e dico appena due parole sul libro, che poi necessiterà invece di una spiegazione da parte di lei. Racconto di Giampaolo Simi, che è scrittore, sarà sicuramente interessato a fare. Scrittore e sceneggiatore, fra l'altro, è un giallista italiano che ha pubblicato per la serie noir di Gallimard, che diciamo così già è una realizzazione per uno scrittore francese. Figuriamoci per uno che francese non è e che pubblica con Gallimard. Ha anche come sceneggiatore seguito la serie, sceneggiato la serie TV su RIS, che sicuramente molti di voi avranno visto. E stasera parliamo di un libro che è uscito recentemente, quest'estate, che si chiama Come una famiglia, e che è un lungo thriller che ha una caratteristica. Cioè, un io narrante che racconta una storia che è un giallo che poi necessita di una soluzione e di un colpevole. E questo giallo viene raccontato da uno dei protagonisti, cioè dal padre di un ragazzo che si trova accusato di un reato molto grave, quello di uno stupro nei confronti ragazza, ed è accusato anche di averla gravemente percosso. Il libro ha questa formula particolare che in realtà c'entra già un aspetto, perché è un libro fatto su più livelli, diciamo. Il titolo già ci fa capire come una famiglia è il rapporto fra il padre, appunto, e il figlio, il ragazzo accusato, che non è un rapporto semplice, come del resto tutti i rapporti fra padre e figlio, e che viene messo a dura prova. Viene messa alla prova anche però la capacità del lettore di districarsi in una scrittura che propone notevoli colpi di scena, angoli visuali che cambiano. Il lettore si convince che probabilmente le cose andranno in un modo e poi in realtà vanno in un altro. E poi c'è l'ambientazione di tutto, ma avremo modo di parlarne in questi 40 minuti che abbiamo. Intanto io comincerei proprio da un aspetto, che è quello del protagonista. Il protagonista è un personaggio particolare, è stato, come si dice oggi, giornalista d'inchiesta, che è un termine un po' pomposo. A volte si tratta di cronisti giudiziari assai spregiudicati, e anche il nostro protagonista questo ha fatto. Poi a un certo punto però si è ritratto, ha mollato tutto, e adesso fa il libro, fa l'addetto stampa di una singolare fondazione con una singolare padrone. Adesso poi ci spiegherà l'autore perché questi personaggi che hanno già popolato un altro suo libro precedente a questo. Una cosa sola volevo
a conclusione, la prima domanda è proprio su questo personaggio. È uno che ha abbandonato il suo ambiente, anche se poi qualche contatto lo mantiene, ovviamente. È un po' come, diremmo così, un giornalista spretato, un po' come un altro eroe del giallo italiano, che anzi forse è uno dei fondatori del giallo italiano moderno, Giorgio Scerbanenco. È proprio un premio intitolato a Scerbanenco della quotidiana La Stampa, è stato vinto proprio da Giampaolo Sinti, è stato consegnato a Giampaolo Sinti. E anche Scerbanenco aveva come eroe un medico radiato, forse chiaro, per nobili motivi, dall'ordine. Era Duca Lamberti, era l'eroe di Scerbanenco. Ecco, l'eroe di Simi invece si chiama Corvo. Che tipo è? Innanzitutto buonasera a tutti. Che tipo è Dario Corvo? Dario Corvo è uno che è partito dalla Versilia, da giovane, con l'idea di essere un grande mastino della nera, un giovane grande mastino della nera, capace di andare a indagare sui casi più controversi, anche più efferati, perché insomma, quando si stava facendo le ossa in Versilia come cronista, gli è capitato il caso di cui si parla nella Ragazza sbagliata, che è il romanzo precedente, e che gli ha dato la possibilità di fare uno scatto di carriera e di passare da una redazione locale versiliese, come quella versiliese, a una redazione centrale a Roma. E quindi è uno che da giovane ha creduto molto nella propria capacità di trovare la verità, anche prima dell'inchiesta giudiziaria, tant'è vero che in quel caso lui aveva scovato un testimone che poi dopo, riascoltato dai carabinieri tempo dopo, aveva fornito delle informazioni di una qualche importanza. Dario Corvo è uno che quindi parte dalla Versilia, come dire, con questa propulsione sia della gioventù sia della convinzione dei propri mezzi, e fa una discreta carriera in un grande quotidiano nazionale. E forse questa propulsione, questa fiducia non gli impedisce di capire che lentamente questo giornalismo d'inchiesta di cui lui insomma da giovane era fanatico, lui ancora ha questo poster di tutti gli uomini del presidente, no? In cui dice, vedi, ci sono Bernstein e Woodward, quelli che inchiodarono Nixon, in realtà sono i due attori, no? Non sono loro veri, ma sono in realtà i due attori del film. E, ecco, lui ha vissuto in questi anni forse non capendo, non accorgendosi che piano piano di inchieste non ne faceva assolutamente più, era diventato, come dire, una specie di funzionario del incaricato di capire cosa sarebbe piaciuto più ai lettori. Ecco, Dario Corvo si potrebbe dire che nella sua parabola discendente, poi a un certo punto lui riesce comunque a rimettersi in carreggiata, ma in questa sua parabola racconta, secondo me, il passaggio del giornalismo da funzione di informazione, come dovrebbe essere, racconta come il giornalismo a un certo punto si è piegato alla logica del piacere, cioè del piacere del lettore. Cioè bisogna raccontare ai nostri lettori quello che vogliono sentirsi dire, non quello che a loro interessa, ma quello che vogliono sentirsi dire. E questo è stato drammatico, è stato catastrofico, oggi ne vediamo le conseguenze. Si è creato quella cosa chiamata infotainment, che anche il nome è già brutto a dirsi, immaginatevi a farsi, cioè l'unione fra l'informazione e l'intrattenimento. Io quando voglio intrattenermi probabilmente non voglio essere informato, voglio magari staccare il cervello, voglio riposarmi, voglio far due risate, come è giusto. E dire che allora queste due cose, cioè informarmi su cose importanti per tutti noi e divertirmi, possono essere mischiate nello stesso pentolone, capite che è stato l'inizio della fine, no? E questo Dario Corvo, diciamo, lo vive, non lo capisce evidentemente quando il suo giornale chiude
si ritrova nelle peste e deve reinventarsi quasi a 50 anni una nuova professione, non è facilissimo, ma a lui, insomma, in qualche maniera, riesce con qualche traversia, appunto, raccontata nel romanzo precedente, sì. Bene, insomma, è una figura classica di un certo tipo di giallo, l'hardboiled, l'eroe disilluso. Sì, diciamo che non ha una... Quello che mi interessa di lui è che, sapete, in Italia qualche volta per investigare abbiamo sempre bisogno che chi investiga abbia una divisa in qualche maniera, cioè, chiaramente, ovviamente si parte dai carabinieri, dalla polizia. Guarda, di finanza sta meno simpatica, è un po' meno. Se non appartiene alle forze dell'ordine, gli diamo la divisa del prete, no? Cioè Don Matteo, gli diamo quella, perché almeno, cioè, deve essere un po' investito di una qualche autorità. Questo secondo me è un po' spesso, cioè può essere un limite, lo è stato. E allora mi piaceva che Dario Corbo fosse uno che, diciamo, di mestiere doveva fare delle inchieste. Quando qualcuno lo pagava per fare le inchieste, in realtà ha smesso di farle, adesso che nessuno lo paga più, lo pagherebbe più per fare inchieste, la vita gli mette continuamente davanti delle inchieste da fare. E purtroppo per lui una di queste inchieste è su suo figlio, è quella di cui si racconta come una famiglia. Ecco, e allora ecco un altro tema del libro è proprio questo, il rapporto padre figlio naturalmente, e due famiglie che si sfasciano, che però sono diverse l'una dall'altra. Una è la famiglia del protagonista, cioè un giornalista, anche adesso che non fa più giornalista, fa comunque un bel lavoro, e una storica dell'arte. Il figlio è una promessa del calcio giovanile. Quindi una famiglia che si potrebbe definire, nel libro a un certo punto viene definita così, un po' un prototipo di famiglia radical chic, giornalista e clinica dell'arte. Oggi basta poco, oggi basta poco, si dà di resto questo aggettivo. L'altra famiglia che si sfascia invece è la famiglia della vittima. E qui siamo, della vittima dello stupro, e qui siamo invece su tutt'altro universo sociale, perché il padre fa la guardia notturna e poi fa qualche altro lavoretto per arrotondare. La madre fa le pulizie in un centro commerciale. La figlia non fa nulla, c'è un tocco di modernità, fa la youtuber. Ma e questo è l'aspetto forse più interessante. C'ha 27 iscritti al canale, quindi insomma, vabbè, fa la youtuber. Come io posso dire di fare il calciatore quando vado a giocare con gli amici. Siamo tutti youtuber, cioè, da quel punto di vista, no? E questo... lei lo dice, lo afferma con orgoglio. Ma ecco, da questo punto di vista c'è anche un ritratto della situazione attuale del paese, della situazione sociale. Non c'è la politica, però sì, c'è la società. Vogliamo dare un piccolo saggio. A un certo punto, siamo già a pagina 162, quindi non è breve. Il protagonista dice: ho guidato un paio di chilometri nella quieta domenica da quieta domenicale della campagna. Nel paesaggio erano arrivati i ripetitori della telefonia, l'insegna della casa del popolo era ridotta a un'ombra, l'autobus colorato aspettava il suo carico da scorazzare fino al villaggio outlet più vicino. Solo i vecchi sulle panchine intorno al monumento ai caduti erano uguali ai vecchi di 30 anni prima, e forse era la cosa più inquietante. È un panorama desolato. Beh, sì, insomma, desolato, straniante, diciamo, almeno straniante. Questa è la Toscana, diciamo, quella che molti conoscono, no? Quella del Chianti, sud di Firenze, quindi lì siamo vicini a Montespertoli, posti meravigliosi, che però, insomma, hanno questo... ce l'hanno questo che è di museale, no? Di qualcosa che è... eternato così perché da noi poi vengono tutti i turisti stranieri in gran parte e vogliono vedere quella cosa lì come vanno al Louvre a vedere e si aspettano di vedere la Gioconda, no? Quindi tutto è rimasto esattamente com'è, addirittura chi invecchia sembra invecchiare esattamente come si invecchiava
negli anni 50. L'unica differenza, sì, che c'era una cosa prima, appunto, ci sono qualcosa che manca, no? Questa famosa Toscana rossa che ha resistito nel dopoguerra per tanti anni, che adesso sta diventando un'ombra. Per il resto, però tutto è come, esattamente come un inglese o un tedesco si aspetta che sia pagato per quello, e noi glielo allestiamo. Quindi, diciamo, c'è questa idea di una vita un po', no, un po' sospesa, un po' di un paesaggio statico, pur nella sua indiscutibile bellezza, perché insomma ci sono ovviamente degli scorci che tolgono il respiro dalla bellezza, però accanto a quello c'è anche, secondo me, questo dato un po' inquietante che qui viene un po' fotografato. Ecco, e per continuare proprio con un altro paio di citazioni, se finito, questo ritratto dell'ambiente nel quale il libro si muove, c'è poi un altro ritratto che prendiamo invece molto più avanti, a pagina 329, di uno dei personaggi, è un'altra famiglia anche questa, il padre di uno dei calciatori, queste giovani promesse di questa squadra di calcio di cui adesso poi parliamo. E il ritratto invece ci dà un altro modo di approcciare la vita, diciamo così, più contemporaneo e meno statico. E qui è sempre Lio Narrante a parlare. Di Christian, che è il calciatore giovane, si vede solo il padre. Lui è stato fra i primi a capire che in Toscana volevano venire a sposarsi i ricchi di tutto il gruppo. Dicono stia per comprare un podere dalle parti di Figline, non distante dalla proprietà di Sting. Ostenta un paio di baffi da moschettiere, occhiali blu e una abbronzatura studiata come se avesse scelto le tonalità sulla scala Pantone. Da esperto di catering tiene a farmi sapere che le tartine sono state scongelate e messe nel microonde e che la terrazza è troppo piccola. Il sottotesto è che il Riva d'Arno, la squadra di calcio, meglio avrebbe fatto a rivolgersi a lui, ma oggi tutti vedono conflitti di interesse ovunque, conclude. Io invece vedo solo interessi, chi li sa fare e chi no. Beh sì, qui è un esempio di diciamo un esponente del ceto medio che invece ha capito il vento che tira ed è riuscito a inventarsi un nuovo mestiere redditizio. Certo, non ha, appunto, non è un mestiere classico, non è un mestiere, come dire, una volta si poteva dire entrare in banca o insomma quell'impiego sicuro, no? Che per qualcuno era il sogno di una vita, adesso non è più il sogno di nessuno e comunque non c'è più. E allora il padre di Christian è uno che ha intuito, si è riuscito a reinventarsi. E cosa vende? Vende quella roba che avevamo detto prima, vende i cipressi, che non sono suoi, però li vende l'idea del cipresso e della vite, e organizza, vive sul fatto che ci sono molte persone che vogliono sposarsi e che ritengono che organizzare il proprio matrimonio sia una rottura di scatole infinita, e quindi pagano e delegano volentieri questa cosa ad aziende. E ovviamente capirete che i casali della Toscana sono le mete più ambite, no? per chi vuole sposarsi e eccetera eccetera, e lì si ritorna un po', no? Alla cartolina di cui parlavamo prima. Il padre di Christian le chiamerebbe sicuramente location. Sono location, certo, ovviamente. Oh, invece, fatte di landscape, chiaramente. Invece chiudiamo la trilogia con un altro padre e un'altra realtà sociale. Poi tutti questi personaggi si combinano in questa storia, cioè, ognuno è solo. Questo è il personaggio più drammatico, è il padre della vittima, che a un certo punto fa uno sfogo nei confronti del personaggio chiave che racconta tutta la storia. E dice: a me il signore ha dato una femmina, volevo anche un maschio, ma ho avuto sfortuna sul lavoro. Due figli in questa Italia alla rovina sono un lusso. Gli immigrati, loro sì, anche due o tre, vorrei proprio sapere come fanno. Se sei italiano e paghi le tasse, non ce la fai. Una femmina da piccola è la cosa più bella del mondo, però poi da grande sai come sono questi.
e la legge. E la legge è sempre dalla sua parte, la casa rimane a lei, la figlia rimane con lei, e io che faccio? Lavoro giorno e notte, pago gli alimenti e non posso più neppure aprire bocca. Se provo a farmi rispettare come padre, quella mi denuncia. Qualsiasi cosa dice, i giudici credono sempre alla donna e poi parlano di maschilismo. Ma me lo dici dov'è il maschilismo? Io non l'ho mai visto. E qui siamo proprio nella contemporaneità, eh? Ma sì, qui abbiamo un altro tipo di padre, un altro tipo di, chiamiamolo sempre ceto medio, una persona che però non è stato capace di reinventarsi, no? Ha pensato al lavoro in maniera statica, cioè tu prendi un lavoro a 20, 30 anni quando ti capita e poi grosso modo fai quello per tutta la vita. E lui no, questo è il padre di Aurora Lopez, che è la ragazza vittima, parte offesa e denunciante. Ed è un personaggio che, come dire, è in caduta libera. È in caduta libera perché rispetto a uno come Dario Corbo, che comunque anche lui ha perso il lavoro, Dario Corbo però è una persona che ha gli strumenti, ha degli strumenti critici, culturali, per capire quello che gli sta succedendo in ritardo e per cercare di evitare di rifare di nuovo degli errori. Il padre di Christian invece è uno più intuitivo, uno insomma che ha quella fortuna di annusare il vento e anche senza grandi strumenti si rimette, anzi non si rimette in carreggiata, addirittura diventa, cioè ha un successo economico che non era pronosticabile. E il terzo invece, Costantino Lopez, è una persona che non ha gli strumenti, non ha capacità critica e nel momento in cui la famiglia salta per aria tutto il resto viene giù di conseguenza. Non ha la capacità di relazionarsi con una figlia femmina, immediatamente si sente in minoranza in famiglia, no? Per il fatto di avere due donne che sicuramente si coalizzano contro di lui, cosa che peraltro non è vera, ecco. E quindi questo mi interessava. In realtà è vero che queste famiglie sono diverse, però mi piaceva raccontarle come tutte queste famiglie si trovano di fronte a un unico fenomeno, che alla fine è la caduta libera del ceto, quello che chiamavamo il ceto medio e che rappresentava il collante di questo paese, no? O forse di qualsiasi paese, cioè un ceto, diciamo, liquido in cui era normale che si potesse aspettare un miglioramento sociale, economico, culturale da una generazione all'altra e con questa speranza teneva unita una società. Adesso questo ceto medio non c'è più, è disintegrato e forse questa è la ragione per cui la società non ha più coesione. Ecco. Tutto questo è un po' teoria, me ne rendo conto, però, nel libro ci sono personaggi che vivono questa cosa. Ecco. Certo, perché poi i personaggi interagiscono e qui c'è una originalità che si spiega anche perché l'autore è un appassionato di calcio, mi pare di capire. E lo scenario in cui spesso il libro si muove è proprio questa società di calcio, una società inventata, ma che è una società di calcio con una sua qualche solidità, non di primissima grandezza, però con una giovanile. Un bel vivaio, si dice. Come si dice, un vivaio che viene poi valorizzato e fa anche un po' impressione vedere questi genitori che si trovano con figli che poi vengono stimati per 1-2 milioni di euro, che sono cifre che insomma in una vita è difficile vedere. E quindi anche questi ragazzi, la loro psiche in qualche modo ne risente. Ma ecco, la società di calcio poi ha tutta una serie di ruoli, l'allenatore, certo, anche lui è un personaggio importante nella storia. E soprattutto i procuratori, quelli che poi dovrebbero fare gli interessi del calciatore e della società, ma che sono personaggi sempre con un'aura un po' ambigua che abbiamo imparato a conoscere, quelli del calcio mercato. A proposito, mi levi una curiosità, ma lei si è ispirato a una qualche figura più che ad altre? Ma no, veramente no. Il procuratore, come può succedere spesso, è un ex calciatore non di prima fascia
che però spesso, insomma, quelli non di prima fascia magari hanno dedicato più tempo, meno allenarsi magari, e più a capire com'era l'ambiente, e quando escono diventano, ma anche diversi allenatori molto bravi, non sono stati necessariamente dei grandissimi calciatori, però hanno capito alcune cose, forse sono state un po' dietro le quinte, hanno capito. No, non mi sono ispirato a qualcuno di... Ho capito. No, la cosa interessante, fra l'altro, se mi consente, c'è nel libro un refuso. Oddio mio. No, non è, lo so che per gli autori è una tragedia, ma adesso magari riesco anche a farla sorridere. Che è il solito refuso che risale ormai agli anni 70. La Federazione Italiana Gioco Calcio è messa in sigla FIGC, che però è la Federazione Giovanile Comunista Italiana. E quindi è un po' un paradosso, e dico a Capperi, ancora l'egemonia culturale almeno su questo ha resistito. Però poi, due giorni dopo che ho visto in questo refuso, ci ho fatto caso, leggendo su internet un articolo di Luciano Moggi pubblicato da Libero, per questo il paragone non mi fa onore, ma per carità. E ho ritrovato lo stesso refuso anche lì, tanto che mi è venuto un dubbio, ma vuoi vedere che sono io che mi sbaglio? No, perfino Moggi scrive FIGC, o comunque non glielo correggo. Ma a parte questo, la vicenda è davvero, io le facevo quella domanda perché lei cita una cosa che poi ho scoperto veramente per addetti ai lavori. C'è un passaggio che forse possiamo svelare senza svelare nulla della trama. Attenzione, no, siamo attenti, pieni di piombo, sono attentissimo. Quando a un certo punto si parla di un passaggio di proprietà di uno di questi ragazzi in una squadra che è in Uruguay, e il procuratore gli dice: non ti preoccupare, tanto tu in Uruguay nemmeno ci metti piede, facciamo questo passaggio, questa squadra non esiste, esiste solo sulla carta, e poi tutto, facciamo un passaggio tecnico, dice il procuratore, e poi ti passiamo a un'altra squadra di prima fascia. Siccome questa storia della squadra inesistente è un po' un mito, ma un po' forse una verità nel calcio vero, ce n'è una in Brasile, pare che sia così, la cosa mi aveva incuriosito. Ma lei continua a dire che non si è ispirato a nessuno, perché io ci credo. No, ma non è che mi sia ispirato a qualcuno, ma ci sono, voglio dire, tutto quello di cui stiamo parlando è contenuto in diversi libri che sono usciti in questi anni. Non arriva Giampaolo Simi a spiegare che appunto Higuaín, prima di passare al Napoli, è stato un giocatore del Lugano per 15 giorni, credo. Ecco, ci sono delle strane triangolazioni che hanno delle ragioni ovviamente non tecnico-sportive, ma più che altro finanziarie e fiscali. Tutto qui, non è neanche un mistero, e entro certi limiti non è neanche illegale, diciamo così, anzi. Siamo un po' sul limite, perché, però insomma, se fatto bene non è neanche però sta di fatto che questo è, cioè, nel momento in cui la finanza, le regole finanziarie governano praticamente tutto, non si può immaginare che il calcio, che è questa torta molto appetibile, sia fuori. Quindi succede che ci siano giocatori che passano vorticosamente da una squadra all'altra, anche da un continente all'altro, senza peraltro mai andare senza sapere neanche di che colore ha la maglia quella squadra, e solamente perché ogni volta che c'è un passaggio c'è un aumento di volume, c'è una plusvalenza, oppure c'è un passivo che fa comodo a qualcun altro, c'è qualcuno che prende delle provvigioni e circola del denaro. Ora capite che queste cose possono essere, dico, tecnicamente legali, poi magari bisogna domandarsi da dove arrivano questi soldi, se la provenienza di questi soldi, e questo è un altro... E questo può essere argomento per un'altra... No, per un altro libro sul calcio no, perché io ho sudato freddo tutto l'inverno, perché da una parte io sapevo che questo libro è una lettera di un padre al figlio accusato di stupro. E su questo, diciamo, il mio romanzo era quello, l'ho saputo dall'inizio e lo volevo scrivere. E sapevo anche che perché questa storia funzionasse ci doveva essere il calcio di mezzo. Ma non tanto perché a me
piace a tanti, per carità, ma perché il calcio è in qualche maniera il bastione ancora, soprattutto in Italia, di una certa visione maschilista. Se ci pensate, non è oggi, anno di grazia 2018, non è consentito a nessun calciatore di rivelare di essere omosessuale, per dire, posto che siano fatti suoi, che sono fatti suoi. Però in altri sport il capitano della nazionale gallese di rugby ha dichiarato tranquillamente di avere un compagno anni fa, e non è successo, ci mancherebbe, non è successo niente, anche perché vorrei vedere qualcuno, dato che questo signore è 1,95 per 130 kg, ci andate voi a dirgli tu non sei un uomo, no, caro mio. Ora, però capite che è l'idea che, per esempio, una cosa del genere sia un tabù, no? Sia un tabù nel mondo del calcio, ti fa capire come il mondo del calcio sia veramente un bastione di maschilismo, non solo, perché poi non è neanche più una cosa fra uomini, nel senso, ormai sono tantissime le donne che si occupano di calcio come giornaliste, come appassionate, non c'è più Rita Pavone, no? Perché la sera e la domenica mi lasci? No, assolutamente. C'è una tifoseria laziale, mi sembra, che dice che le prime 10 file delle curve le donne non ci possono andare perché quella è la trincea. Vabbè, esistono ancora queste cose assurde, però ecco, nel momento in cui si parla di un padre e di un figlio che hanno questa specie di lunga lettera confessione in cui Dario Corbo cerca di ricostruire come ha ricostruito questa verità e si confessa anche al figlio il suo essere padre imperfetto, il suo essere maschio imperfetto anche, capite che per un dialogo fra due, fra padre e figlio, ma anche fra due maschi, il calcio era troppo tematico per essere lasciato fuori. Un altro sport non avrebbe funzionato, anche se uno sport di squadra, non avrebbe funzionato come il calcio. Ho sudato, ho detto all'inizio, freddo tutto l'inverno, perché io sono molto cosciente che se c'è un argomento odiato dal pubblico delle librerie è il calcio, assolutamente. Quindi mi sono caricato questa responsabilità e cercando, come dire, di limitare al massimo, cioè al minimo, le pagine strettamente dedicate a questo sport, che comunque rimane, come tutti gli sport, anche uno scrigno di bellezze e di valori, almeno teoricamente. Quindi mi sono limitato e spero che nelle 30-40 pagine in cui veramente ogni tanto, no, globalmente su 400 si parla davvero di calcio, di aver fatto passare al lettore, che sia maschio o femmina, insomma, il fascino che ancora io provo per questo sport nonostante tutto, e che è un fascino molto che mi riporta molto all'adolescenza. Un mio caro amico, compagno di calcio e grande scrittore come Carlo D'Amicis mi dice: beh, ogni volta che ci mettiamo gli scarpini e le braghe, la nostra età diventa 15 anni automaticamente, e visto come si comportano certi intellettuali in campo, va sicuro che è la verità. Ecco, e adesso siamo un po' alla fine, veniamo invece al tema centrale, cioè l'intreccio giallo che determina però l'impatto di tutti questi personaggi, in particolare delle due famiglie che si sfasciano, di cui abbiamo parlato più a lungo, col mondo della giustizia. Intanto l'impatto con il fattaccio, la vittima e l'accusato, non è solo col mondo della giustizia, è di pari passo anche col mondo dell'informazione, perché l'inchiesta procede su due binari: da un lato i magistrati, che svolgono, devo dire, nel libro i magistrati sono tutti e due, forse perché sono due donne, forse perché la vicenda si svolge in parte nel tribunale dei minori, che è altra cosa rispetto alle ordinarie procure. Comunque l'immagine della giustizia che viene data dal libro è perfino rassicurante, a trovarne sempre di pubblici ministeri come quella che leggiamo in questo libro, che capisce le cose, le coglie subito.
quattro anni di magistrati riservati come la magistrata amica del protagonista, che però si comporta da magistrata e non gli dà soddisfazione su alcune cose. Viceversa, il ruolo dell'informazione è quello che un po' degrada e complica anche l'impatto con la giustizia da parte sia della vittima sia dell'accusato. Questo mi pare descritto molto bene. Allora sì, ora no, non so, ora sembra che dico una cosa, perché qui c'è il presente mio amico Giancarlo Di Cataldo che scrive, non è scritto del ministero, è magistrato, va bene, però insomma io spesso mi chiedo, mi do anche una risposta. Noi vediamo molte fiction e molte racconti anche letterari in cui insomma poliziotti, carabinieri, investigatori fanno la parte del leone. È chiaro, insomma, loro sono, diciamo, in primo piano, in prima linea nelle investigazioni. Ci dimentichiamo che insomma il titolare delle indagini appunto sarebbe, diciamo, un magistrato, cosa che però, diciamo, gli scrittori di fiction e di gialli dimenticano abbastanza volentieri, tranne quando c'è da fare. A un certo punto però è chiaro che dal magistrato bisogna andarci, no? Allora in genere insomma il magistrato o è un insabbiatore o è matto, non lo so, cioè il magistrato di Schiavone, Rocco Schiavone è un psicopatico, cioè. Allora mi chiedo, ma perché? No, mi sono anche chiesto questa continua diffidenza, non mi sono dato una risposta e semplicemente ho detto vabbè, ma se c'è una raffigurazione un po' cliché dei magistrati in Italia, proviamo a raccontarne di diversi. Io fra l'altro, cioè, ne ho conosciute anche perché mi sono dovuto far spiegare come funzionano certe cose, e ho trovato delle persone assolutamente assennate, come è naturale che sia, no? Poi gli psicopatici sono ovunque, però non è che possiamo continuare, no, a raccontare solo i border, cioè come se fosse un corpo costituito da una percentuale di borderline. Mi sembra assurdo, oggettivamente, poi statisticamente impossibile, è anche assurdo. Detto questo, niente, è stato molto interessante anche leggere, insomma capire, farmi spiegare come funziona una procura minorile, perché insomma appunto si capiscono cose interessanti. Non è intuitivo, non è facile, i giornalisti non ce lo spiegano, perché ovviamente. Allora per me è stata un'occasione, mi sembra anche una cosa, anche questa, un po' meno raccontata e un po' meno cliché. È stato un bello scoprire, ecco, ho capito cose che ovviamente non avrei scoperto senza scrivere il libro. Sulla questione invece della stampa, dell'informazione, di nuovo, ogni giorno purtroppo abbiamo di fronte dei pessimi esempi di giornalismo. Perché conta, ripeto, torno diciamo a quello che ho detto all'inizio, così insomma si chiude anche un po' il cerchio. Quando l'informazione si piega al nostro desiderio, al nostro principio di piacere, alla nostra libido, c'è una grande libido anche nell'indignarsi, per esempio, no? Ognuno di noi quando apre la mattina il giornale o la timeline di Facebook o di Twitter o di quello che volete, c'ha questo carico di indignazione pronto a esplodere, no? E allora tutto è buono, perché l'indignazione porta click, perché click portano pubblicità, portano traffico, il traffico porta pubblicità, eccetera, eccetera. E questo è un meccanismo perverso, da cui fra l'altro non riusciamo a uscire, perché ne siamo vittime tutti. A tutti piace indignarsi, a tutti piace dire ecco, è veramente come dicevo io, come pensavo io. In realtà non è affatto così, per un semplice motivo: perché una volta c'erano persone pagate per informarci. Come mai a un certo punto qualcuno arriva a casa nostra, non dobbiamo neanche fare la fatica di andare da casa nostra all'edicola, fare 500 metri a piedi, spendere 1,20 euro, 1,60 euro, 2 euro per comprare qualcosa? Noi siamo fermi a casa nostra, ci arriva l'informazione tra virgolette gratis. Gli americani
giustamente dicono, se è gratis sei tu il prodotto. È questo, è questa la differenza. Noi siamo diventati il prodotto, la nostra indignazione è qualcosa che rende, non a noi però, a qualcun altro. Questo è. Dario Corbo l'ha vissuto sulla propria pelle, è stato anche complice di questo meccanismo, ha pagato con la perdita del lavoro e ha imparato la lezione. E in questo senso lavora in maniera, diciamo, non ambigua, ma su due piani. Da una parte lavora su questi meccanismi per difendere il figlio, perché il figlio sta forse per passare a un grande club di Serie A, è sotto i riflettori. Ovviamente una vicenda giudiziaria del genere, che comunque per arrivare a una qualche fine anche positiva, cioè anche a una soluzione o a un luogo a procedere, e comporta ovviamente un tempo che può andare dai 6, gli 8, 10 mesi, 6, 8, 10 mesi in cui la carriera di questo ragazzo in un momento molto molto delicato è congelata. Allora ovviamente questo è un danno a prescindere. Da padre lui cerca di capire come fermare, come riuscire a impedire questo danno a prescindere. Da giornalista, è sempre da padre, però lui sente un dovere, un morale di capire come sono andate veramente le cose, cosa ha combinato davvero suo figlio. Questa ragazzina, che certo, voglio dire, non si presenta con un profilo di grande attendibilità, lui ovviamente l'avvocato difensore di Luca Corbo, quindi anche il suo, diciamo, l'avvocato di famiglia, picchia duro su questa cosa. Questa ragazzina non è affidabile, è una che cerca il calciatore a tutti i costi, è una, come dire, non che se l'è cercata, ma insomma probabilmente si inventa tutto, perché in realtà Luca Corbo l'ha rifiutata, non l'ha considerata, e questa è una vittima. Dario Corbo però, con tutto l'amore di padre e tutta la difesa che vuole dare al suo figlio, ha visto le foto di questa ragazzina, perché la polizia gliel'ha fatte vedere, e dice: sì, però sta ragazzina non si è massacrata da sola, qualcosa è successo, suo figlio era in quella discoteca, la cosa è avvenuta sulla spiaggia a pochi metri, forse suo figlio ha visto qualcosa, non vuol dire tutta la verità, eccetera eccetera, tutta una serie di interrogativi. Ecco, Dario Corbo ha questa doppia, no? Molto scomoda ruolo, che è quello di difendere comunque un figlio da padre, e quello da padre e da giornalista che, ripeto, ora che nessuno lo paga più per fare inchieste, è diventato un vero mastino da inchiesta, di scoprire come sono andate le cose. E questa è un poco la trama di un libro che poi davvero prende il lettore, un recensore ha parlato addirittura di libro ipnotico, prende il lettore e lo porta un po' sulle montagne russe, su una situazione che cambia da diversi angoli di sua vita. Sì, ho cercato di fare quello, se ci sono riuscito, e devo dire che, insomma, rispetto ai miei timori, nonostante si parli anche un po' di calcio, nonostante sappiamo che il pubblico della libreria non ama quell'argomento, anche perché il pubblico della libreria è costituito al 70-80% ormai da donne, e nonostante questo devo dire che i risultati che mi arrivano, insomma, dai feedback, sapete, adesso è una cosa bellissima, perché tu apri una finestrella, scrivi a Giancarlo De Cataldo, a Giampaolo Simi, a chi volete, e gli dici: ho finito il tuo libro, mi è piaciuto, grazie, bello. E insomma, è una cosa che io, voglio dire, a 20 anni avrei voluto avere, perché a Stephen King con i 5 minuti gli avrei scritto qualcosa. No, vabbè, insomma, abbiamo parlato male dei social, ci sono anche, no, delle cose belle. Tu hai un canale diretto con i tuoi lettori, capisci, non è... Cioè, certo, vabbè, c'è una gratificazione dell'ego, un massaggio dell'ego non indifferente qualche volta, però la cosa importante non è limitarsi a dire: ah, che bello, gli è piaciuto. Certo, siamo contenti, ognuno di noi riceve un apprezzamento sul proprio lavoro, è contento, ma capire perché gli è piaciuto, questo è molto più importante, capire cosa gli è rimasto impresso. Magari
e sei riuscito a fare centro su delle cose che non avevi neanche considerato, e delle cose importanti sono passate in secondo piano, e questo è molto istruttivo per noi che scriviamo, perché capisci l'effetto realmente in tempo reale, l'effetto che fa quello che scrivi sui lettori, che poi alla fine sono i tuoi datori di lavoro, insomma, no? Certo. Bene, e allora credo che possiamo concludere qui, abbiamo esaurito il tempo, e ringraziando Giampaolo Simi, ricordando che il libro lo potete trovare nel pacchetto lì, e anche altri libri di Simi che raccontano anche l'antecedente di questo. E grazie a tutti.